La mattinata di lunedì 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, si è aperta con la performance della coreografa e interprete Marinella Freschi in stazione, per poi continuare in Piazza del Popolo attorno a un'installazione simbolica e significativa. Questa notte abbiamo finito l'installazione che questa mattina i cittadini ravennati hanno trovato nella piazza principale della nostra città. È il corpo di una donna, infatti c'è la testa, il torace e tutto il resto del corpo è stilizzato con questa treccia di magliette bianche che stanno un po' anche a sottolineare l'unione, l'intreccio, la rete che è necessaria per le donne che subiscono violenza, per la loro uscita dalle violenze. Questa installazione, dicevo, sarà utilizzata per i nostri concittadini per un percorso all'interno dentro il quale potranno forse anche provare a sentire che cosa accade ad una donna nel momento in cui viene stuprata. Tutto questo prende, diciamo così, prosegue il percorso che abbiamo iniziato in stazione con la mostra Come rivestita, e quest'anno la nostra attenzione si è voluta proprio focalizzare sulla violenza di tipo sessuale. In stazione questa mattina abbiamo accolto gli studenti, i lavoratori che arrivavano, che partivano dalla stazione ferroviaria, quindi alle 7:30 eravamo già pronti con la coreografa Marinella Freschi, che ha proprio cercato di riprodurre visivamente con una danza urbana quello che per le donne vuol dire subire violenza di tipo sessuale, stupro. E quindi abbiamo fatto due momenti, i ragazzi ho visto che si sono fermati molto volentieri, abbiamo avuto la possibilità di consegnare i nostri segnalibri che sono così a forma di donna, e dove ci ha proprio spiegato il perché di questa mostra, e molti di loro ci hanno addirittura detto che avevano già visitato la mostra, ci hanno ringraziato per come abbiamo dato voce a questa violenza che è atroce, e ci hanno detto di continuare. Quindi anche i messaggi che sono appesi alla sagoma di donna che abbiamo lasciato in stazione ce lo sottolineano. Inizia il secondo centenario, si è potuto evolvere proprio anche perché si sta emancipando a seconda dei bisogni della società che sono cambiati, e quindi questa occasione di fare rete con le istituzioni, le associazioni e il privato è stata una bella e gradita occasione anche per noi per realizzare quello che per noi è il nostro motto, che è We Serve, il servizio, un servizio a tutto tondo. E il nostro club è particolarmente sensibile ai bisogni delle fasce deboli, quindi ai minori, alle donne. All'interno degli ambienti dell'ufficio Squadra Mobile troviamo questi luoghi, queste tre stanze dedicate appunto all'ascolto delle vittime di violenza di genere e in generale, diciamo, vittime di reati, le cosiddette fasce deboli. Questi ambienti ovviamente differiscono notevolmente dai normali uffici di polizia investigativa, sono molto più accoglienti, hanno dei toni più riservati, e appunto l'attenzione alla vittima e al suo ascolto è la prima cosa che viene posta in essere dagli operatori. Diventa un dono alla città, un segno permanente che resta nella città. Io prima ho citato Alessandra Bagnare, lo splendido lavoro che fa Linea Rosa, perché è un lavoro che contrasta la solitudine delle donne, dà loro forza, le mette in condizione ed in grado di denunciare ciò che non può più essere nascosto. Ma badate che uno dei terreni fondamentali per contrastare l'emergenza della violenza di genere è la prevenzione, è la cultura, è la crescita di una consapevolezza, soprattutto fra i più giovani, del valore assolutamente irrinunciabile della dignità e dell'autonomia femminile. Libertà, dignità, autonomia femminile sono valori non negoziabili, così come lo sono non negoziabili gli identici valori sul versante maschile, ma noi abbiamo bisogno di una società di relazione che si fondi sul riconoscimento reciproco. Ecco, a questo servono segni di questo tipo. Chiudo con il ringraziamento assolutamente più doveroso. Il Rotary è una di quelle presenze, come dire, che arricchiscono il vivere
comunitario di una città con progetti. Hai concluso il tuo intervento ricordando chi ha fatto un po' da coordinatore, che ha fatto da promotore, da finanziatore, quindi due parole molto brevi. Il distretto Rotary 2072, che oggi è rappresentato non solo da me che sono il governatore uscente, ma anche dal governatore attuale che è il professor Angelo Andrisano e il suo successore che è Adriano Maestri, per far capire che questo non è un progetto di un anno ma permanente.